Christian Janasin, è stato un weekend dove avete replicato gli stessi tempi della passata stagione. Mi dicevi un attimo prima, però queste mille vanno avanti. Vanno avanti, il nostro progetto ormai è qualche anno, abbiamo provato anche a migliorarlo quest'anno, ma su questa gara siamo tornati a continuazione del 2022, perché sai, fai dei lavori, pensi di andarmi di migliorare, invece tutto sommato forse l'avremmo regredito, vedi le altre gare. Abbiamo girato bene, come hai detto tu, abbiamo replicato gli stessi tempi, ma gli avversari crescono, arriva qualcuno più forte e soprattutto le miglia moderne si riescono a guidare sempre meglio anche nel misto stretto e perdi quel piccolo vantaggio che avevamo nella prima vita. Anche perché questa GPM dove ha sofferto di più è stato il lungo rettilineo. Sì, esatto, il punto che si penalizza, dove anche se hai davanti un avversario che tira sul tuo passo, in quel lungo rettilineo ti dà quel piccolo distacco che tu recuperi nel misto, ma non riesci ad avvicinarti abbastanza per portare un attacco successivo. Un'ultima domanda: vi aspetta adesso la pista di Varano, la pista forse più congeniale alla tua moto? Sì, sarà molto importante partire davanti, perché purtroppo con questi avversari, con queste moto, se le abbiamo davanti ci troviamo in difficoltà a ripassarle.